La ricchezza nazionale prodotta deve essere equamente redistribuita da tutti i cittadini con un carico fiscale proporzionato alla capacità di reddito di ciascun cittadino. Esiste un tesoretto di 8.000 miliardi in crediti degli italiani, di cui la fetta più importante è nelle mani del 10% della popolazione, ovvero delle famiglie più in vista che detengono il potere delle grandi banche e delle grandi aziende. Stiamo parlando dei poteri forti. Costoro facciano il loro dovere, corrispondano più risorse allo Stato, ma tutto ciò non è possibile, poiché tanti rappresentanti di queste grandi aziende, di queste grandi banche, sono al centro di gravi scandali a livello di frodi fiscali o di corruzione nella pubblica amministrazione. Guardiamo al signor Berlusconi, che è stato condannato per frode fiscale nell'operazione di acquisto di Mediaset, ed è stato condannato per questi motivi. Guardiamo allo scandalo di Roma Capitale, guardiamo allo scandalo delle grandi opere pubbliche, dal Ponte alla TAV. Inoltre bisogna tagliare i costi della politica, caro Renzi e tutti i colleghi, nonché parlamentari dell'opposizione di sua maestà, tagliatevi subito gli stipendi megagalattici, fate presto, tagliate i rimborsi elettorali, tagliate le pensioni d'oro, tagliatevi i vitalizi, tagliate i finanziamenti pubblici all'editoria, tagliate gli stipendi megagalattici dei dirigenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, delle partecipate, destinate più risorse alle nuove città metropolitane e ai comuni che hanno tanto bisogno, per le scuole, per gli ospedali, per la manutenzione stradale. Pensiamo alla Sicilia, con il crollo della tratta autostradale da Palermo a Catania a causa del dissesto idrogeologico. Destiniamo risorse per
per combattere il dissesto idrogeologico. Tagliamo i finanziamenti alla pubblica editoria, le case editrici sono aziende private, devono marciare con le proprie gambe. Lo Stato non deve elargire finanziamenti pubblici alle case editrici. Tagliamo le spese militari, gli F-35 sono inutili. Tagliamo gli enti inutili, tagliamo gli affitti d'oro che i comuni pagano a spese dei contribuenti. Tassiamo l'otto per mille, tassiamo i gestori delle slot machine. Caro Renzi, le risorse ci sono, possono essere reperite in questo modo. Non è vero che non ci sono risorse per istituire il reddito di cittadinanza, le risorse ci sono, e come? Ci vuole solo volontà politica da parte tua, ci vuole solo volontà politica. I nostri portavoce, a differenza di voi, si sono tagliati gli stipendi dell'80%, hanno rinunciato alle auto blu, hanno rinunciato ai rimborsi elettorali. Caro Renzi, fate la stessa cosa anche voi. Te ne vai, Antonio!